Con Grid Autosport, i ragazzi di Codemasters tornano dichiaratamente alle origini della serie, scommettendo senza mezzi termini sulla credibilità del comparto di guida. Questo non significa che si sia ricercata una rigorosa simulazione, bensì quella proverbiale via di mezzo, che sappia regalare sensazioni di guida convincenti, sacrificando un po' di realismo sull'altare dello spettacolo. L'idea alla base della modalità carriera offerta da Grid Autosport è affascinante, perlomeno sulla carta. Tutto è stato suddiviso secondo 5 categorie motoristiche, con l'intenzione di offrire uno sguardo il più possibile ampio sulle discipline. Gare Gran Turismo, corse su strade urbane, macchine Formula a ruote scoperte, Endurance e mezzi tuning si presentano come categorie completamente slegate, caratterizzate da una crescita indipendente in termini di esperienza accumulata e da un parco macchine dedicato. L'inizio di ogni nuova stagione della carriera verrà quindi scandito dalla scelta di un contratto legato ad una di queste categorie, che comporterà un certo numero di gare da completare in sequenza. Si tratta di un sistema a compartimenti stagni, in quanto, una volta fatta la propria scelta tra le due o tre possibilità offerte, si rimarrà legati ai termini del contratto. Ci saremmo aspettati, ad un certo punto della carriera, un'apertura verso una struttura più libera, che permettesse al giocatore di selezionare liberamente i veicoli, oppure la possibilità di fondare una propria scuderia, ma purtroppo i ragazzi di Codemasters hanno preferito offrire un'esperienza molto più guidata. Nel complesso, la carriera offerta da Autosport riesce a fornire un ampio sguardo sulle discipline corsistiche interessate, e non pecca certo di varietà. Peccato invece per un senso di crescita e di indipendenza assenti, affiancati dalla mancata percezione di appartenenza ad un team. Anche le interazioni con il proprio copilota, al quale è possibile dare indicazioni relativamente al comportamento da tenere in pista, ne risultano in qualche modo mitigate. A compensare quanto sopra ci pensa, come già accennato, l'eccezionale varietà dell'offerta. I veicoli si presentano in numero più che sufficiente, e gli eventi a volte si differenziano dalle gare standard, come nel caso dei piccoli campionati monomarca. Il conto ore complessivo per arrivare in fondo si avvicina facilmente alle 30, un valore senza dubbio positivo. Il modello di guida di Grid Autosport rappresenta uno dei punti più alti raggiunti dalla produzione. Quella ricerca dell'equilibrio tra credibilità e spettacolo sembra aver trovato qui la sua massima espressione, raggiunta accentuando le caratteristiche di base dei veicoli proposti. Nel complesso, l'elemento più riuscito del modello di guida è quel senso di costante sfida che si prova nel tentativo di mantenere il controllo anche in situazioni al limite. A spronare il giocatore in questo senso contribuisce anche l'intelligenza artificiale avversaria, che non lesina quanto ad aggressività, tenacia e discrete abilità difensive quando attaccata direttamente. La modalità online offerta da Grid Autosport è completamente slegata dalla progressione singolo giocatore, attinge ad un differente pool di punti esperienza e prevede meccaniche del tutto indipendenti. Lo scopo è quello di accumulare denaro ed acquistare macchine sempre nuove e più performanti. In questo caso si recupera totalmente quel senso di libertà che manca alla componente singolo giocatore. Peccato che, a livello di interfaccia ed elementi di contorno, l'intera componente multigiocatore risulti un po' affrettata. I menu sono quasi solo testuali e molto asciutti, e l'organizzazione dei giocatori in club rimanda direttamente al sito ufficiale di RaceNet. Di certo, per chi saprà superare la natura spartana dei menu, la componente multigiocatore potrà arrivare a rappresentare la massima espressione di Grid Autosport, anche grazie al netcode apparentemente molto stabile. Dal punto di vista grafico si apprezza il buon lavoro svolto sul comparto di illuminazione e sulla solidità dei modelli poligonali delle vetture, molto dettagliate e in grado di danneggiarsi in maniera estremamente realistica. Quanto al tanto chiacchierato ritorno della visuale dal cockpit, si tratta purtroppo di una soluzione affrettata. Le visuali interne sono due, ma un effetto blur nasconde quasi completamente i dettagli. Risultati eccezionali invece per quanto riguarda il comparto audio, caratterizzato da ottimi campionamenti dei mezzi, inseriti in un contesto dinamico. A fronte di un buon comparto grafico e di un solidissimo modello di guida in grado finalmente di fare davvero la gioia di tutti i fan, Grid Autosport rimane consigliato ai veterani della serie e in generale agli appassionati di giochi corsistici non simulativi, a patto di accettare una gestione della progressione in singolo giocatore mai libera dai paletti imposti dagli sviluppatori, e un comparto online potenzialmente gigantesco ma ancora molto acerbo dal punto di vista della piena espressione delle sue caratteristiche. La speranza è che nel prossimo futuro gli sviluppatori non abbandonino il prodotto e continuino a costruire sulle buone fondamenta.